avete vinto, siete contenti, va bene così. Però non è giusto, Presidente, io l'ho detto già un'altra volta, cioè qua sembrava stare a Torino, non è, che mi fa? Ogni volta è sempre la stessa storia. Daniele, sono rammaricato. È la storia del calcio. Un pesce grosso si mangia un pozzetto. È l'arbitro zero. Ma zero spaccato. Abbiamo messo nel primo tempo, ho detto agli amici, il primo fallo che fa maggio lo butta fuori. In 10 uomini non meritavamo di perdere. Poi Guanese ha fatto quella fesseria perché la palla si butta e distinti, okay. E finiva 1-1. Cioè un punto era più che meritato. Comunque ci possiamo dare. La Serentana meritava ovviamente almeno il pareggio. Certo che sì, abbiamo giocato bene. Però la Juve è una grande squadra, l'ha dimostrato anche stasera, pur non giocando bene ha fatto risultato pieno. 11 contro 12 la Juve non poteva mai vincere, doveva pareggiare forse, ma 11 contro 12 non avrebbe mai vinto la Juve, perché non c'era senza titolare, senza mi dispiace, come... mi dispiace che loro hanno fatto i tiri in porto sostanzialmente e noi eravamo più che rimaneggiati. Rammarico c'è, però mi verrebbe da citare stasera Cicerone nelle lettere ad Attico che diceva dum spiro spero, finché c'è speranza siamo vivi, quindi io credo che al di là dell'handicap c'è stato la serenità da oggi. Ha dato segno di forza e potremmo fare sicuramente molto bene la prossima volta. Ciao. Guarda, io pure ho visto una diversa compattezza di squadra, tutti uniti, purtroppo non potevamo fare di più perché poi l'arbitro secondo me ha condizionato la partita, perché dopo 10 minuti del secondo tempo non puoi dare subito il rosso, cioè per me non era un fallo da doppia ammonizione, però i ragazzi si sono impegnati, la squadra adesso è corta, il lavoro di Sabatini c'è da fare, però uniti e compatti, sempre forza e salinità. Ascolti bene, lei invece di parlare dovreste parlare dell'arbitro. Abbiamo già detto. L'arbitro è una persona scorretta. La doppia ammonizione a mio parere non c'era, ecco, abbiamo già spiegato anche questo. Questa Salernitana meritava ampiamente almeno il pareggio. Ci ha penalizzato l'espulsione di Maggior. Però c'è da dire che forse sulla prima non c'era l'ammonizione, sulla seconda forse sì, perché era una ripartenza. Però è chiaro, rimanere in 10 contro una Juventus gli dai la possibilità di andare a nozze. Però ti devo dire la verità, non sono dispiaciuto del comportamento della squadra. Hanno stretti i denti, hanno fatto una buona partita e ce la siamo giocati fino a... Ragazzi, la serenità non è un gioco. È inutile, deve fare calciomercato. È stato un furto totale. Non mi fate vedere più quei mesi anche, per favore. È una cosa, scusami, volevo dire. A quelli che stavano nei distinti, in tribuna, che esultavano, ricordatevi due giorni fa, sul 6-1, le cose che dicevo. Ricordatevi il cartellone di quel signore, no reddito, no patti. Voglio solo dire questo, senza identità. La Salernitana non meritava la sconfitta. Beh, ha giocato bene, molto bene, quando si gioca così è bello l'ambiente. Sì. Sì, è stata una bella partita. La Juve ha fatto molto più possesso palla, sicuramente. Posso sintetizzare in un unico furto, punto, furto. Quelli della Juve sono stati ammoniti dopo l'espulsione e venivano ammoniti coloro i quali non erano già stati ammoniti. Fatto una buona partita con una grande squadra, però l'arbitraggio è scandaloso perché ogni fallo della Salernitana c'era un cartellino giallo. E... è stato peccato perché comunque abbiamo giocato bene questi 90 minuti, in quei mesi non doveva perdere quella palla per il contropiede finale, però va bene, ce li prenderemo. È stato veramente un peccato, in 10, ricordiamoci, in 10 abbiamo giocato per 90 minuti e abbiamo anche tenuto, è stato brutto. Il problema, ragazzi, di quei mesi non può giocare, ti ha fatto prendere il gol al 91esimo, quella palla deve uscire fuori, cioè non è possibile, tutti quanti sono sbattuti, la partita era finita, in 10 uomini, poi arriva uno che non sa più qua e ti fa perdere la partita, no ragazzi. Non esiste, non è ammissibile. Vabbè, inutile giocare con meglio Sini con una gamba sola. Una bella partita, però purtroppo l'arbitro ci ha messo il suo. Ogni volta sempre con la Juve, sempre torti arbitrali. L'arbitro ha sbagliato, si è visto proprio. Succedere, allora dobbiamo cambiare prima gli altri. Perché da signor Guida, io ci metto la faccia, signor Guida che è editore del Greco non può venire a bilare una partita così. Lazio, la palla che ha buttato fuori non è stata restituita e noi non giochiamo così.
e poi la Salernitana veramente ci ha creduto, però siamo stati un po' sfortunati. Allora, contro il potere arbitrale, avevamo una categoria arbitrale eccellente, ce la invidiavano in tutto il mondo, adesso facciamo letteralmente pena. Il VAR deve andare via perché toglie potere decisionale all'arbitro.